Continua l'impegno del commissario Alfonso Grillo, che punta a fare del Parco Naturale Regionale delle Serre un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile dell'ampio territorio di riferimento, puntando alla valorizzazione delle risorse ambientali che rappresentano una vera e propria ricchezza. Partendo da questi presupposti, il commissario del Parco delle Serre ha riunito esperti, gli assessori regionali Gianluca Gallo e Rosario Varì, per discutere insieme al direttore di Calabria Verde, Oliva, presenti numerosi sindaci del territorio, di turismo montano. Per l'incontro è stata scelta una sede dal forte significato simbolico, il vivaio di Ariola, situato nel comune di Gerocarne, uno dei 9 vivai forestali regionali gestiti da Calabria Verde, l'azienda che si occupa della tutela, custodia e gestione del patrimonio forestale della regione. Siamo convinti di questo, il parco ha cambiato filosofia, non più museizzazione e cristallizzazione del beni e patrimonio naturale forestale, ovviamente sempre tutela, ma in una visione diversa che è quella dello sviluppo del territorio. Noi siamo impegnati fortemente sul turismo sostenibile ed ecosostenibile perché in questi anni abbiamo visto che c'è l'opinione mondiale che si avvicina sempre più. In un solo anno, dal 2021 al 2022, l'incremento della popolazione interessata è del 143%. La Calabria rispetto a questo non può stare fuori. In questo momento 19 milioni di turisti affollano la nostra Italia, ma si concentrano nei parchi del nord. Noi come Calabria dobbiamo essere in grado di captare quella percentuale di persone che sono interessate a questo turismo lento, sostenibile, basato sulla enogastronomia. Per questo motivo siamo anche interessati al Museo del Turismo Internazionale a Torino il 21 e il 22. Presenteremo il primo cammino che attraverso la costa tirrenica e ionica realizzata dal parco e dal GAL e dai GAL del territorio, dove mostreremo che questo territorio attraverso questo progetto è fruibile dal punto di vista spirituale, naturale e artistico. Un primo modello di sviluppo del territorio che è stato abbracciato anche, come abbiamo visto prima, dalla Regione Calabria.